Finisce 1-1 la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza fra Carbonia e Monastir, un risultato che unito all'1-2 dell'andata fa passare la formazione di casa in semifinale. Monastir che cerca subito di attaccare dall'inizio della partita qui su punizione battuta sulla destra per Riepa all'esordio dopo un lungo infortunio, calcio a Porro, pallone che finisce deviato di poco a lato, poi il calcio di rigore che porta al vantaggio con una gran palla di Nicola Manca verso Sanna che parte in posizione regolare, viene abbattuto dal portiere Azzeni quando il pallone era ancora in gioco. San molto bravo ad anticipare il portiere e poi essere travolto per l'esecuzione, si incarica della battuta Andrea Manca che batte con il destro, supera Azzeni che aveva anche intuito e fa 0-1 al trentesimo. Manca che aveva siglato il gol del vantaggio anche nella partita d'andata e sale così a 2 gol in Coppa Italia. Il Monastir cerca quello che sarebbe il gol per passare avanti nel doppio confronto qui su punizione di Nahuel, colpo di testa di Madero, Azzeni è fermo ma la palla finisce di poco a lato dal possibile 0-2 al 45esimo, arriva l'1-1 con una punizione di Mancini respinta dalla barriera e Broglia che raccoglie da circa 25 metri, calcia con il sinistro, supera Stevanato all'esordio con la maglia del Monastir, il portiere arrivato dal Terralba. Anche fortunato qui il Carbonia nel trovare la ribattuta perfetta per Broglia che trova anche sulla sua conclusione il pallone che rimbalza proprio davanti a Stevanato e con questo punteggio si va alla riposa, inizia ripresa subito un'occasionissima per San, il suo destro in diagonale sbatte sul palo, poi ci prova anche Manca, palla sul fondo, l'ennesimo palo colpito dalla Monastir in questa via di stagione, ancora San scatenato qui con il destro simile all'azione che ha portato al palo, stavolta Azzeni a mettere in corner mentre qui Ganzerli con colpo di testa su cross dalla destra manda fuori di pochissimo, recupero alto del Monastir, Nahuel calcia dal limite, Azzeni para in 2 tempi, si fa rivedere anche il Carbonia con una punizione che trova l'uscita con i pugni di Stevanato ma il Monastir a fare la partita della ripresa, tante occasioni per trovare il gol dell'1-2, Nicola Manca ci va vicinissimo con un sinistro a lato di un soffio, ci prova anche Corda con la parata in presa difficoltosa di Azzeni, poi Sarrizzu manda alto, è quasi un assedio con Azzeni che smanaccia qui un cross dalla destra, poi Manca ripropone di rigore, colpo di testa di Madero, la difesa del Carbonia allontana solo per un attimo perché c'è la seconda opportunità con il cross al centro, ancora la difesa di casa che rinvia alla fine, Madero calcia e fa un miracolo, ancora decisivo Azzeni, uno dei migliori in campo senza dubbio, con il Carbonia che in contropiede trova Moreno, tiro ribattuto da Ganzerli, colpo di tacco a liberare Isaia a sinistro e anche Stevanato è decisivo per mantenere il punteggio sull'1-1 nelle battute finali, ancora Monastir con Manca liberato in area di rigore, calcia e arriva un intervento provvidenziale a evitare che il pallone finisca verso lo specchio, l'ultima opportunità è di Nahuel, il suo tiro finisce fuori, l'arbitro fischia e la partita si conclude con l'1-1 che qualifica il Carbonia.